Mi dilungo più di tanto. Adesso che è arrivato anche Roberto, credo che sia interessante che a parlare del suo lavoro, in generale, al di là anche di quello che stiamo vedendo ora, ma anche del resto, se qualcuno di voi, qualcuno senz'altro sì, perché quelli che vengono da mezza Italia ti seguono, non è che partirai ferraio magico. A May Workshop, per la maggior parte, cioè più di metà partiranno per lì, per la Persia con me adesso a febbraio. E vi perdiamo? Persia. nel Dolce Iran si faranno 14 giorni nel Dolce Iran. Allora, Graziano, quella mostra che ci ha dato, ripeto, è veramente molto bella. A me è piaciuto un casino. Però fa tante altre cose. Chi lo segue sa la qualità del lavoro, quindi anche spostando lo scenario, diciamo che invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia, cioè in ogni occasione c'è quello che io vi ho detto che leggevo prima. Direi che sarebbe interessante fare quattro chiacchiere fra Roberto Muti, che per chi non lo conoscesse è uno dei più importanti critici che abbiamo in Italia, io non lo so, però lo dico, magari ce n'è anche uno solo, glielo diciamo, certo, Roberto è uno dei più grandi critici che abbiamo in Italia, è curatore di mostre, edizioni, cioè ha scritto solo 200 libri, cioè. Sei un po' più informato, 201, così per cui io lascerei la parola a loro due e cominciamo questa bella avventura. Intanto mi devo scusare, ma eravamo con Roberto Polillo alla presentazione di un altro libro, perché i sabati pomeriggi sono così, con non così tanta gente, ma fa piacere che evidentemente parlare di fotografia piace, non solo tanto vederla, grazie anche a chi organizza evidentemente, perché insomma, anche questo. Allora, intanto chi segue Graziano non esiste. Non esiste uno che possa davvero seguire Graziano, nel senso che è una cavalletta, è un'invasione di cavallette fatta persona. ovviamente questo è un complimento, non è? Nel senso che è vero, qualsiasi mostra ti possa dare, mette dentro in una mostra la sua visione del mondo che è a 360 gradi, e pur essendo un autore che fa reportage, credo di poter dire che è anche uno di quegli autori che è capace in una singola immagine di cogliere l'essenza delle cose, no? Non soltanto nella sua sequenza, come è giusto che sia, insomma è una cosa molto difficile fare reportage, fare la sequenza, però ci sono delle singole immagini. Io ne ricordo una soltanto, così partiamo. Non la prima che ho visto, magari lo racconti tu, ma è la fotografia di uno stradino in India, una foto a colori molto, molto bella. Bene, in quella fotografia lui, credo che molti di noi abbiano visto, io non sono mai stato in India, ma occhio, a furia di vedere i lavori siamo stati tutti, e quindi anche dei reportage su questi tipi di lavoro li abbiamo visti. Bene, in quel lavoro lui è riuscito a mettere una passione, come dire, tale, per cui tu vedevi in quest'uomo qualsiasi quell'antica tradizione di quella che un tempo si chiamava la cultura operaia, no? Si chiama ancora, ma non si dice più perché si fa finta che non esistano più gli operai. Quella saggezza, di quella capacità. Molti anni dopo, vedendo in Italia qualcuno che faceva la stessa operazione, mi è venuta in mente la sua foto. Allora è questa grande capacità di lasciarti un'immagine iconica che poi ti rimane in mente e vai a ritrovare in queste cose. Quella foto lì, tra l'altro, è un aneddoto, no? È una delle foto che mi ha dato più soddisfazioni per tanti motivi. Uno di questi motivi è perché nella sua collezione di fotografie, e quando ha esposto la sua collezione di fotografie, io sono passato davanti un Ansel Adams che aveva esposto, e poi cinque foto più in là ho visto il mio stradino e non credevo ai miei occhi. È stata una delle emozioni mie più grandi, quella lì, voglio dire, no? E quindi ti ringrazio anche di aver parlato di questa foto. Sì, poi
e Roberto lo devo ringraziare per tantissime cose, ma c'è una cosa in particolare che forse io non ho mai detto a così tante persone. Se io non ho smesso di fotografare, lo devo a lui. Lo devo a lui perché... Tanti... a lei. Anche a lei. Quindi a lei. Però c'è stato un momento 20 anni fa che io avevo deciso di smettere di fotografare perché avevo avuto troppe delusioni e avevo messo le mie macchine fotografiche in un cassetto. E Roberto mi ha chiamato, mi ha telefonato, va bene, tu vieni qui a Milano adesso, perché lì qualcuno gli aveva fatto questa soffiata. Sono stato a casa sua, lui mi ha dato. Io dovevo andare a fare un lavoro per Meridiani che avevo rinunciato a Parigi. Lui mi aveva dato un libro di Willy Ronis, che non vi dico quel libro lì, perché è un libro importante, già il fatto che me lo dava a me da portare a Parigi. Poi sono arrivato a Parigi, ha piovuto 4 giorni, non vi dico il mio patema d'animo, come ho fatto a metterlo nel cielo fra me. E Roberto mi ha detto, adesso tu vai a Parigi, era, mi sembra che era l'anno 1998, mi sembra che era, no, più o meno. E mi ha detto, tu vai a Parigi e mi fotografi i luoghi che Willy Ronis ha fotografato a Parigi, che trovi in questo libro prezioso, scegli un 20 luoghi, e mi rifotografi 50 anni dopo i luoghi magistralmente fotografati da Willy Ronis. E lì è stato... lo devo ringraziare infinitamente se ho continuato a fare il fotoreport, ecco, grazie. Sì, io ero incerto perché o facevo questo o lo picchiavo, perché lui è ancora una di quelle persone che riesco a picchiare a occhio, no? Poi ho pensato che picchiarlo era brutto, insomma, non, era meglio picchiare duro piuttosto che picchiare davvero, poi non ce la facevo. Poi tra l'altro la mostra lì Roberto l'ha fatta esporre vicino al Duomo di Milano, a San Fedele, e poi mi ha dato anche tante soddisfazioni, è stato anche pubblicato 2 o 3 volte, quindi Roberto, io sono legatissimo a Roberto per tanti motivi, anche a suo papà ero legato, perché la prima volta che gli ho fatto vedere le foto su papà le ho fatte... Puoi raccontarlo Alessandro, tutti i lampioni che piove. Sì, lui è matto ovviamente, no? Non che noi siamo normali, perché qua mi sembra che sia un tavolo di fortuna di gente. Sì. Quindi eravamo andati ad Alessandria da un organizzatore che non era un organizzatore. Ci aveva organizzato una mostra e siamo arrivati e la mostra non c'era perché era stata affittata ai pompieri. No? E lì, vabbè, siamo andati via un po', anche lì eravamo un po' incerti su che cosa fare, e stavamo tornando indietro. Tuo papà che voleva vedere le foto. Mio padre voleva vedere le foto, lui aveva cominciato a fare delle foto in bianco e nero, oltre quella a colori. Alessandria, io sono di quelle zone, ma Alessandria non è proprio Los Angeles, cioè non c'era nessuno per strada, piovigginava un po', però il bello è che ci sono... Abbiamo trovato un lampione. Hai trovato un lampione e ci siamo messi. Allora io ho messo tutta la mostra, se so che pioveva e... E allora l'abbiamo messo sotto. E c'era suo papà che mi diceva, ma questo è matto. E quindi le foto pian piano sono un po' scolorite, perché una carta barritata potete immaginare. No, studio. Beh, non le abbiamo scolorite. Però suo papà, che era il papà di Roberto, è stato un grandissimo, uno dei più grandi partigiani d'Italia. No, adesso, esagerato, lui esagera.